Nei giorni scorsi il Consiglio regionale è stato rimandato per la mancanza del numero legale. È dura la posizione riguardo a questa questione dell'esponente di Fratelli d'Italia Michele Iorio, che parla di una vera e propria emergenza democratica per il Molise. Prosegue quindi lo scontro tra l'ex governatore Iorio e il presidente della regione Donato Toma. Nell'ultimo comunicato il consigliere parla di una vera e propria emergenza. Il presidente, ha scritto Michele Iorio, non avendo più una maggioranza in aula, ha così poi deciso di non presentarsi nelle sedute del consiglio regionale. Allo stato dei fatti però va ricordato che il presidente Toma quel giorno si trovava a Roma alla conferenza Stato-Regioni. È indifferente, ha tuonato ancora Iorio, qualunque tipo di dialogo o dibattito da cui possa scaturire qualcosa di buono per i cittadini di questa regione. A farsi sentire in merito alla questione anche le opposizioni del Partito Democratico. Micaela Fanelli in particolare ha commentato la vicenda descrivendo il centrodestra come una macchina sempre più impantanata. Una sconfitta politica, ha poi detto, nonostante vi siano urgenti atti da approvare, primo fra tutti quello del piano dei trasporti. Intanto, a parte critiche da parte delle opposizioni, è stato reso noto che i lavori riprenderanno regolarmente lunedì 4 luglio a Campobasso.